Ebbene, grazie per essere con noi. Sono 25 anni dalla strage di Via D'Amelio, 25 anni di racconti che, come dire, abbiamo metabolizzato, 25 anni di mezze verità, in alcuni casi zero verità, 25 anni in cui si ricorda il valore di un grande uomo, di due grandi uomini, Falcone e Borsellino, che ci lasciano in eredità la loro voglia di combattere contro questo antistato che, come dire, ha reso questo paese un paese che è finito sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo. Una mafia opprimente, che tiene, ha tenuto e tiene ancora prigioniero un popolo e che necessita anche del nostro coraggio, coraggio di cittadini, per contribuire, insieme al lavoro degli uomini che indossano la divisa, a debellarla. Come tutti i fenomeni, dicono i grandi, c'è una fase in cui si appalesa, cresce, ma poi alla fine si sgonfia, scompare. Ecco, per fare in modo che ciò avvenga è compito di ogni cittadino mettere in campo tutto ciò che ha, quei comportamenti e seguendo quella che è la cultura della legalità. Solo così si può sconfiggere. Oggi con me ci sono uomini e donne che ho avuto modo di conoscere qualche tempo fa, e dei quali nutro una stima immensa, perché loro hanno vista la mafia, l'hanno combattuta la mafia, l'hanno sentita la mafia sulla loro pelle. Fanno parte del, posso dire, giro scorte, va bene così, giro scorte della Questura di Palermo, che proteggono i magistrati, gente come Falcone e Borsellino, che ha dato la vita per tutti noi. Loro hanno un vissuto molto intenso, profondo, ricco di storie, di aneddoti, di situazioni terribili, angoscianti. Beh, se sono qui lo devono forse a casi fortuiti, vero Peppino? A casi fortuiti, perché tu eri, come dire, eri in Sì, malattia, ero in malattia, sì. altrimenti Venti giorni prima saresti avevo... trovato nell'auto di Sì, scorta. sì, sì. Sì, purtroppo sì. Perché io 20 giorni prima ho avuto un incidente in servizio mentre scortavo un ingegnere che rientravamo dal Palazzo di Giustizia, che sotto casa scendo come facevo sempre durante... con l'autovettura in corsa, diciamo. Solo che il collega stavolta inchioda la macchina e io mi ritrovo lo sportello in faccia. Quindi per evitare di spaccarmi la faccia, gravo sulla gamba e mi si spezza caviglia e legamenti. E questo succede il 28 aprile del 92, quindi il giorno della strage. Aspetta perché abbiamo un problema, Sì. evidentemente non si è sentito granché di ciò che hai detto. Quindi dicevamo un infortunio, e questo Sì, infortunio che... ho avuto un infortunio in servizio 20 giorni prima e quindi il 23 maggio sono a casa che guardo il televisore quando vedo passare la scritta in televisore che avevano fatto un attentato all'altezza della cementeria di Capaci, avevano colpito una scorta e c'erano dei poliziotti morti. Al che ho telefonato al 113 dando il mio nome e cognome, il collega mi ha risposto purtroppo piangendo, mi ha detto Peppino hanno colpito a chi sei tu. Io ho poggiato il telefono, ho preso la macchina anche se ero ingessato, ho cercato di raggiungere il posto. L'autostrada era bloccata, cosa normale per quello che era successo, perché io mi sono qualificato, perché non mi vergogno a dirlo, è una scheggia impazzita, certo quelli sono i miei uomini, perché io ero il responsabile di quella squadra, ero il caposcorta. E quindi loro hanno capito la situazione, il mio stato d'animo. Mi hanno invitato a parcheggiare, a prendere e con un'altra autovettura della stradale mi hanno portato sul posto. Sul posto purtroppo sono arrivato lì ma non mi rendevo conto perché inizialmente sembrava che degli aerei avessero sganciato delle bombe perché c'era una voragine che faceva paura. Ma io non vedevo la terza macchina, che poi sarebbe stata la prima, perché il corteo di Giovanni Falcone erano tre macchine, un'auto di testa, che noi la chiamavamo 15 bis.
ed era, faceva da staffetta, l'auto di Giovanni Falcone in mezzo e come terza macchina viaggiavo io, e quindi ne vedevo solo due. Quando ho chiesto della terza macchina, un collega abbracciandomi mi ha fatto sapere che la prima macchina, quindi la macchina che mancava, era proprio l'auto che era stata presa in pieno e che aveva scavalcato talmente, c'era tanto di quell'esplosivo, che la macchina ha scavalcato le quattro corsie autostradali e è andata a finire in campagna, circa 200 metri. Io ho raggiunto il posto perché volevo a tutti i costi sapere e capire di chi si trattasse, e arrivato sul posto mi ritrovo, non so come definirla, era un ammasso di ferraglia che era alta 30 centimetri, e in quei 30 centimetri c'erano i tre colleghi. Ho aspettato che arrivassero i vigili del fuoco, che li tirassero fuori, e lì il primo corpo fu quello di Antonio Montinaro, il secondo corpo fu quello di Vito Schifani, anche se inizialmente non si riconoscevano perché avevano perso anche la consistenza scheletrica, purtroppo non c'erano più ossa, si erano allungati, e il terzo corpo non l'ho riconosciuto perché si trattava di Rocco Dicillo. E Rocco Dicillo non faceva parte della scorta fissa del famoso gruppo volontari dopo l'attentato della Daura, perché lì abbiamo fatto un gruppo di volontari perché nessuno voleva andare con Giovanni Falcone, quindi eravamo 21 volontari. Al che, non riconoscendo, l'ho chiesto e mi dissero che era Rocco, e che quel giorno Rocco doveva scortare un prete, padre Pintacuda, e padre Pintacuda quel giorno non usciva, quel maledetto sabato del 23 maggio, e quindi stava facendo riserva servizi. Siccome c'era il discorso che Giovanni Falcone all'inizio non doveva arrivare, poi improvvisamente arriva, forse di pomeriggio, forse più tardi, quindi c'era tutto sto tram tram di orari, io mancavo perché ero in malattia, altri colleghi avevano fatto la mattina perché dovevano fare il pomeriggio, quindi erano stati impegnati in altri servizi, e dissero a Rocco, dice, vai con la quarto Savona 15, andate a prendere Giovanni Falcone. Dice, l'ho accompagnata a casa e poi tu rientri in ufficio e completi le tue ore di servizio. Cosa che Rocco poverino ha fatto, ma è uscito ma non è più tornato, che non è più tornato. E io, dopo che ho visto questa scena, capirai benissimo, non mi hanno inginocchiato di più che di più. La notte sono andato a casa dei familiari per cercare di dare una parola di conforto, anche se in quel momento non riesce a confortare nessuno, perché è talmente il dolore per quello che hanno subito che ti abbassano la testa e basta. E me ne sono ritornato a casa. Dopo tre giorni circa ci sono stati i funerali, sono fiero e onorato di aver portato le bare dei miei ragazzi, perché definisco i miei ragazzi e te lo spiego subito, perché io con loro ci vivevo 20 ore al giorno. Io a casa mia ci andavo solo per mangiare e dormire, era un albergo casa, quindi per me era una seconda famiglia. E quindi ho portato le bare di questi ragazzi e poi me ne sono ritornato. Cosa ti rimane, Peppino? Guarda, mi rimane un grandissimo dolore dentro, ma nello stesso tempo, a volte, guarda, non dovrei dirlo, mi sento in colpa, perché io quel giorno non ero lì, e te lo giuro sulla cosa più cara, io mi sento in colpa, perché io dovevo essere lì, perché quello era il mio turno, quelli erano i miei uomini. E io dovevo proteggere Giovanni Falcone e i miei uomini. Molto probabilmente sarei morto anch'io, attenzione. Però te lo dico con tutto il cuore, io se riesco a dormire la notte è perché, anche se sono passati 25 anni, a posto mio non è morto nessuno. Perché è brutto portarsi questo cruccio e questa croce dentro e addosso, sapere che a posto tuo è morto qualcuno. Invece i tre uomini della terza macchina si sono salvati tutte e tre. Che l'ultima macchina era dove viaggiavo io, in modo da avere tutto il corteo sott'occhio, sotto controllo. Quindi quelli si sono salvati tutti e tre. E mi è rimasto questo grandissimo dolore, però non so come dirtelo, molto probabilmente sarà una mia fissazione, attenzione, o una mia strana convinzione. Io per quello che sta succedendo sono convinto, ed ecco che piano piano il dolore si allevia, non passerà mai, ma resterà dentro, però piano piano, sai, si inizia ad alleggerire, perché noto che molte cose che non riuscivamo a fare prima, che non riuscivamo a dire prima, perché in famiglia non si parlava di mafia, con gli amici non si parlava di mafia, a scuola non si parlava di mafia. Oggi invece si parla di mafia, ci riuniamo, ne parliamo, ci mettiamo la faccia soprattutto. Non c'è bisogno che ci mettiamo il mefisto, perché non ci spaventiamo.
che non ci spaventiamo. Certo, quindi, da Palermo di allora. Esatto, non la Palermo quindi sono convinto, sono convinto che molto probabilmente, lo spero, stiamo iniziando a scrivere l'inizio della fine di questo mostro maledetto, perché noi facciamo un percorso sulla legalità con i ragazzini delle scuole, soprattutto sì, le scuole. Ne parliamo tra un attimo. Certo, adesso invece certo. Antonello Marini, cosa rimane a te? Qual è ciò che come dire, rimane cristallizzato nella tua memoria, nei tuoi ricordi? Allora, io parlo per me, e a me da quel 23 maggio e soprattutto da quel 19 luglio è rimasto uno zaino pesantissimo da portare, perché quello che è successo a questi ragazzi è diventata un'eredità terribile da portare. Tu sei arrivato immediatamente dopo il fatto che è successo, non sì, dopo sì. La strada, dopo... Sì, io ho visto... Che hai visto? Tutto quello che è successo, l'ho visto, vissuto, sono cose... Comunque volevo dire questo, quindi per noi, almeno quelli che sono rimasti e che ancora ci sono dei ragazzi che fanno parte di quell'epoca e che sono rimasti proprio con questo zaino, che non riusciamo a toglierci addosso dal 23 maggio e che ci dà la pesantissima responsabilità di essere degni del sacrificio di questi colleghi e che ci costringe a cercare di essere per forza non solo bravi poliziotti ma anche uomini migliori per onorarli. Questo è l'unico modo, mi permetto di fare anche il portavoce del dottore Falcone e del dottore Borsellino se me lo consenti. Io credo che i veri amici di questi due splendidi magistrati, due splendidi siciliani, due meravigliosi italiani, i veri amici di questi magistrati siano i magistrati che, seguendo il loro esempio, fanno i processi senza guardare in faccia a nessuno, così come hanno fatto loro. Questi sono i veri amici di Falcone e Borsellino. Tu quando sei arrivato hai trovato corpi dilaniati? Sì, c'è una gerarchia negli equipaggi, no? C'è il capopattuglia, c'è l'uomo di punta, ci sono gli uomini di coda, ci sono gli uomini alle ali. E questa gerarchia è stata perfettamente rispettata anche in via D'Amelio. Infatti la gravità dei danni subiti dai miei compagni ha anche questa gerarchia. Per esempio il magistrato era il più integro rispetto, per quello che si può dire ovviamente, rispetto ai suoi uomini che lo proteggevano. E a sua volta Agostino era più integro rispetto agli altri, perché come erano posizionati per proteggerlo, per esempio di Claudio Traina non c'è più traccia, non è rimasto nulla di Claudio. Emanuela Loi era la più danneggiata degli altri colleghi, perché l'esplosione ha investito gli uomini nella loro posizione e quindi ha creato anche una gerarchia, chiamiamolo così, dei danni. Quindi anche da come erano le condizioni di questi miei colleghi, noi sappiamo quanto erano veramente professionisti e attaccati a questo magistrato che lo coprivano fisicamente. E nel loro corpo c'erano i segni. Tu da una scarpa hai riconosciuto un collega. Allora, io, Agostino Catalano, che tra l'altro era di passaggio su quel servizio, ma è perché quello era un periodo che era difficile fare la pattuglia, comporre gli equipaggi del... Io ero stato lì qualche giorno prima col dottor Paolo. E con Agostino, qualche giorno prima, stavamo parlando di un paio di scarpe che si era acquistato, che erano carine. E mi piacevano molto. Allora mi ha detto Agostino, Antonello, qualche volta che abbiamo un po' di tempo andiamo insieme e te le compri. E io gli ho detto, va bene, vuol dire che avremo le scarpe uguali. E guarda la coincidenza, qualche giorno dopo, sto parlando proprio di pochi giorni, probabilmente sto parlando del venerdì e il fatto è successo la domenica. Allora, quando io sono arrivato una trentina di... Parliamo di Borsellino, eh? Borsellino, sì. Di dottor Paolo. Quando io sono arrivato in via D'Amelio e ho cominciato a vedere questo macello che c'era, appunto trovo subito Emanuela Loi che stava vicino a una Citroen BX Celestina, poi vedo Agostino,
Eddie e Vincenzo, e poi dopo dentro vedo anche il dottore, che ero terrorista, l'avevo visto qualche giorno dopo, e dico: ma questo è il dottore, quella persona meravigliosa con cui stavo qualche giorno fa, e mi sembrava impossibile. Poi Agostino appunto era stato uno dei miei capi pattuglia. Quando poi, guardando verso la croma bianca che era rimasta di fronte all'ingresso dell'abitazione della via mamma in via D'Amelio, c'è un moncone di piede attaccato a una scarpa, e mi viene la pelle d'oca che io riconosco che quel piede apparteneva al mio capo pattuglia, perché proprio qualche giorno prima stavamo parlando di quella scarpa. Quindi, ecco. Angela, sì. Tu hai più cose insieme? Sì. Tragedia nella tragedia? Sì. Cosa ti rimane? Ma attualmente mi rimane intanto cercare di fare quello che si può fare. L'irrecuperabile ormai è avvenuto, ecco. E l'irrecuperabile è quello di cercare di trasmettere alle nuove generazioni quanto male abbia potuto fare la mafia, quanto si viva meglio senza. Probabilmente noi siamo l'ultima possibilità che loro hanno, perché alla fine, dopo di noi, i cosiddetti testimoni oculari non ci saranno più, per cui noi abbiamo una responsabilità talmente grande che alla fine ci inchioda davanti ad una responsabilità, ecco. Sì, per me è duplice la cosa, insomma, perché oltre ad averla provata in famiglia, mio fratello muore 7 mesi prima delle stragi, quindi io ero ancora ferita. Sì. Anche lui ucciso dalla mafia. Io ero in maternità quando successe il fatto di Falcone e di Borsellino. Mio figlio nasce il 27 aprile del 92 e io rientro in servizio il 27 luglio. Ero profondamente ferita da questa mancanza. Probabilmente anche il fatto che fossi in maternità, questo mi ha anche impedito di essere presente sia nel ritrovamento dei colleghi, perché chiaramente con un bambino così neonato dove vai? Esci di casa ad andare a far cosa? E probabilmente mi ha anche salvato la vita, perché allora la scorta di Falcone, quando fu ucciso, era nettamente depotenziata. I colleghi ci incontravamo tantissime volte. Antonello in questi giorni mi ha ricordato che si ricorda di me con la paletta. Perché era depotenziata la scorta? Beh, era depotenziata perché io facevo parte di un equipaggio più o meno fisso che si occupava di fare, io aprivo il corteo, la mia macchina apriva il corteo, era la macchina dell'ufficio volanti, c'erano 2 auto dell'ufficio volanti che aprivano e chiudevano il corteo di Falcone, in mezzo c'erano le 2 auto di scorta e al centro del corteo c'era il dottore Falcone, sopra l'elicottero, ricordate? Eravamo perfetto, tantissimi, perfetto. Ci muovevamo con un dispositivo imponente. Anche quando la mattina andavamo a prenderlo, io ho fatto questa vita per circa un anno tutti i giorni. Quando sentivo via radio, che ormai lo sapevamo, il mio equipaggio veniva chiamato dalla sala operativa per andare ad assistere alla 4ª Savona 15, diciamo che per me non ero proprio felicissima, perché mi rendevo conto che il periodo era caldissimo, per cui diciamo anche un po' sbuffavo, nel senso che diceva: ah, che camorria, insomma, era una cosa che non è che facessi con grande slancio, però alla fine poi quando entri in questo meccanismo, no, ti rendi conto che i colleghi che stanno operando sono come te, sono ragazzi di 25 anni, alla fine entri anche in sintonia con il magistrato stesso, ti sembra quasi di far parte di quel dispositivo perché devi essere tu, sei tu quello che sei stato scelto. In quel periodo, dicevo, io ero in maternità e apprendo dell'esplosione di Falcone con un neonato in braccio, mio figlio Emanuele, che oggi ha 25 anni. E sono rimasta muta perché avevo questo neonato in braccio e vedo passare una scritta in sovraimpressione che appunto ci annunciava questa cosa. La prima cosa che ho fatto, a parte che ho avuto un mancamento lì per lì, allora
siccome erano tante le cose miste, no, in quel periodo, mia mamma pensò che io avessi un malessere perché era dovuto anche al fatto del lutto di mio fratello, insomma una maternità contingente da affrontare, erano tante cose per cui ci è voluto veramente la forza di un leone per venire fuori da tutto questo marasma. La prima cosa che faccio, chiedo a mia madre di darmi il cordless perché io volevo chiamare la questura, perché dovevo sapere se l'equipaggio della mia volante era presente. Io ancora non sapevo che era stata depotenziata la scorta, e quindi la prima cosa che ho fatto, ho chiamato il 113 e non riuscivo a chiamarli. Miracolosamente dopo un po' un collega mi contatta, mi dice: ti sto chiamando io a casa di mia madre per dirti che non c'è l'equipaggio della scorta, perché tu non lo sai, ma le due macchine di punta e di coda, quindi quella macchina che faceva la staffetta e che chiudeva il corteo, non c'erano, perché da quando Falcone era partito c'era solo il dispositivo della scorta. Però io ho chiesto chi c'era, e i nomi io li conoscevo perché erano con Antonio Montinaro, insomma poi litigavamo parecchio, nel senso che litigavamo perché l'autore Falcone spesso cambiava itinerario, vi ricordate, perché io diventavo nervosa perché io aprivo la staffetta e con grande impegno cercavamo di aprirci, di fare un varco, e lui poi alla fine cambiava strada, per dire. Sono momenti che tuttora li ricordo e dico... Ma il sentore c'era di questo clima? Sì, c'era sì il sentore. Io ricordo che nonostante i pettegolezzi e il combattimento contro il dottore Falcone, le vicerie, il sentore c'era, vero ragazzi? Noi lo avevamo. E come se c'era. È successo come avevamo previsto, sempre tenuto. Io ricordo che durante una scorta il collega mi disse da Punta Raisi, eravamo a Punta Raisi, stavamo facendo la stessa strada che poi è stata la gabbia della morte, mi disse: ieri sera hai visto il commissario Cattaneo, hanno ammazzato in autostrada. Io lì mi sono raggelato, ho detto: mi devi fare un favore, fino a quando noi non arriviamo a Palazzo di Giustizia non mi devi parlare di attentati, perché lì avevamo tutti la percezione che se fosse successo qualcosa di grave sarebbe stato un posto di grande vulnerabilità. E purtroppo oggi, anche se io non sono un analista del crimine, dico che quella era un'area talmente scoperta, di talmente lunga durata, che doveva essere prevedibile, e quel giorno non c'era l'elicottero e nemmeno la pilotina, quindi voglio dire, c'è stato una certa... coincidenze? Non so se erano coincidenze, però la scorta era stata depotenziata, quindi voglio dire, quasi che il fatto che Falcone fosse andato via da Palermo significava che era meno pericoloso, ma lì casca l'asino, perché non era affatto così. Lì lui ha avuto una puntata, di una boccata d'aria, perché Roma si muoveva molto più facilmente di quanto facesse a Palermo. Però noi l'avevamo il sentore, come se l'avevamo, però lo dovevamo fare, perché poi alla fine entri in un gioco più grande di te, diventi parte di un meccanismo che in qualche maniera ti lascia poca scelta. Poi sei tu automaticamente che vuoi far parte di quel mondo, vuoi far parte di quell'epoca storica, e oggi ne comprendo il significato. Oggi comprendo il significato di quello che è stato nel 92, perché ho dovuto prendere assieme a loro una testimonianza da portare, perché certe cose vadano studiate, e comprendere dove si è sbagliato, dove è stato l'errore. Ma ogni qualvolta stavate in macchina facendo parte della scorta, nel tragitto da fare, si viveva col cuore in gola ogni volta, c'era una scommessa ogni volta? Sì, era una scommessa, devo dire la verità, era... io ero credente, insomma, e sono tuttora credente, io mi affidavo veramente alla misericordia di Dio che ci facesse arrivare tutti quanti sani e salvi, però la paura c'era, l'incoscienza c'era, anche perché avevamo tutti 24-25 anni, eravamo tutti molto giovani, e poi c'era Falcone era un uomo da ammirare, nonostante avesse un carattere burbero, era una persona che si faceva ammirare perché aveva un savoir-faire particolare, si vedeva che dentro non era un involucro vuoto, ecco, era un contenitore di notizie ed era un contenitore di un modo di vita che aveva scoperto lui, ecco. Senti, tu, il tuo fratello non hai saputo più nulla, se non che è stato ucciso dalla mafia, ma non sei mai riuscita, come dire, a recuperare il corpo di tuo fratello, ad avere la possibilità, un luogo dove piangere l'affetto più forte, più caro che avevi, no?
Io l'ho chiesto per tantissimi anni, in tutte le salse, l'ho chiesto al mondo intero di ritrovare i suoi resti. Oggi con grande piacere comunico a tutti i pentiti in ascolto, a tutti i testimoni, a tutti i collaboratori di giustizia, a chi sa più di questa storia, che non mi interessa più di avere il corpo di mio fratello. Ho superato anche questa fase, l'abbiamo superata con i miei genitori, sappiamo, noi crediamo nell'immortalità dell'anima. E oggi non ci interessa avere il corpo di mio fratello, perché per noi già il funerale è già avvenuto. Se lo scopo era quello di lasciare una famiglia per 26 anni nel dolore, non hanno ottenuto neanche quello, perché noi abbiamo risolto anche quello. Per noi il funerale è già stato celebrato. Noi per 25 anni ogni giorno abbiamo aspettato un funerale. Adesso abbiamo anche reciso questo, quindi abbiamo tolto ulteriore vento alla vela. E oggi la forza più grande è quella di sapere che mio fratello vorrebbe che io comunicassi ai giovani che è successo qualcosa di terribile nella nostra Italia, di terribile che deve essere ricordato e deve essere evitato, e ognuno di noi veramente deve fare la sua parte, a cominciare dal prete, a finire al deputato, deve fare la propria parte affinché questa cultura venga recisa e che venga dato ascolto a chi ha vissuto il dolore come una missione, non come una sopraffazione. E niente, io faccio quello che posso, continuo ad amare il mio lavoro e continuo ad essere un servitore dello Stato fino alla fine. Però fino alla fine dei miei giorni, dall'età di 27 anni, ho scoperto che la mia missione è quella di comunicare al mondo che c'è un'altra maniera di vivere e che probabilmente bisogna fare tesoro da chi ha sofferto, a chi c'è anche morto. Segretario nazionale del SIULP, SIULP promuove queste iniziative, ne ha fatto una a Cosenza oggi, voluta dal suo segretario Luciano Lupo, proprio perché nessuno deve dimenticare che deve essere ben presente nei comportamenti quotidiani di ognuno di noi quello che è stato l'esempio, il sacrificio di questi due grandi uomini, no? Sì, perché noi siamo poliziotti ed oltre alla repressione badiamo molto alla prevenzione. Il SIULP da sempre guarda al sociale. E io avverto l'esigenza di ringraziare e di rivolgere un plauso a Luciano Lupo e alla segreteria provinciale di Cosenza, che lui rappresenta in maniera brillante, che assieme a Lions stamattina hanno organizzato un'iniziativa che ci ha consentito a me e ai colleghi di parlare al futuro. Dico di parlare al futuro perché abbiamo parlato molti ragazzi delle scuole che rappresentano il futuro, e questo credo che sia l'aspetto più positivo di questa iniziativa. Esiste un'antimafia parolaia. Queste iniziative sono iniziative importanti che danno sostanza alla lotta all'antistato. Ayala diceva una cosa molto importante. Ayala diceva che la morte di Borsellino e di Falcone non è un messaggio di morte in realtà, ma è un messaggio di vita. Le idee di questi grandi uomini camminano sulle gambe di noi altri. Io a questo proposito vorrei richiamare un episodio che mi ha fatto molto riflettere e che ho richiamato Tuccelli stamattina anche nel corso del mio intervento. È un episodio che mi ha fatto molto riflettere perché mi sembra che soprattutto negli ultimi tempi si sia abbassato un po' il livello di guardia rispetto al fenomeno mafioso. E la mafia vive di simbolismi e un giorno prima, del 25esimo anniversario della strage di Capaci c'è stato un omicidio di mafia. In particolare è stato assassinato un pluripregiudicato che aveva scontato 24 anni di carcere. Ecco, io non vorrei che si pensasse che la lotta alla mafia sia finita e che lo Stato ha vinto. E sotto questo aspetto è significativo anche quello che il presidente Grasso, allora componente del pool antimafia Palermo, ha detto in un'intervista all'AGI, parlando proprio di questo omicidio. Lui diceva che nessun omicidio di mafia è casuale. Diceva anche
che i colpi inferti alla mafia che hanno consentito di sconfiggere quella mafia che aveva aggredito lo Stato, la mafia dei Corleonesi per intenderci, non poteva di per sé costituire un elemento per farci dire che la mafia è finita. Io credo che c'è molto da lavorare, anche quelle iniziative legislative che ci hanno dato lo strumento per contrastare in maniera molto forte, molto efficace il fenomeno mafioso. Mi riferisco per esempio alle misure patrimoniali, alle confische, ai sequestri di beni, pur essendo stato uno strumento straordinario, da sole non bastano, è necessario che ci sia un'inversione di tendenza, soprattutto culturale. Ecco perché io ritengo che le iniziative come quella di stamattina siano iniziative importanti, perché mandano un messaggio importante ad una fascia generazionale che è quella che poi dovrà rappresentare il tessuto sociale. Fuori dalla retorica, parlando con le persone che l'hanno vissuto, l'hanno conosciuta, l'hanno spentata sulla propria pelle, perché c'è molta gente che magari utilizza forse il fenomeno per farsi della pubblicità. Esattamente. Non io è una credo, cosa. Io credo questa che non è una cosa. È necessario fare rete. Bisogna uscire da questa cosa. È finita questa stagione. Cioè io ascoltando loro sento davvero quello che si è vissuto e che cosa vuol dire il potere criminale. Ma se dalle loro parole, dai racconti che fanno, dai rapporti con i colleghi, tutti i giorni in macchina a rischiare la vita per proteggere uomini dello Stato, io parlo con loro. Perché loro possono insegnarmi tante cose. La pubblicità tra poco. Torniamo in diretta, presto sapremo che cosa è accaduto, perché è caduto il segreto di Stato, quindi adesso verrà aperto questo fascicolo sulla morte di Falcone e di Borsellino e ne vedremo delle belle. Tu ne aspetti, Peppino? E come se ne aspetta? Spero che vengano fuori. Che molte cose non ti hanno convinto. Sì, molte cose sì. Ma vedi, molte cose non mi hanno convinto perché sono tuttora convinto, voglio passare per pazzo a questo punto, che sì, d'accordo, è stata una strage di mafia, molto probabilmente, ma io non vedo un mafioso che ha sempre trattato con gli animali, che prepara un attentato così tecnologico, dove fanno, preparano l'attentato e fanno le prove con l'autovettura, una Lancia Delta 4x4 integrale di Matteo Mario Santo, detto Mezzanasca, che poi collabora dopo l'arresto, e fanno le prove a circa 190 km orari. Quando arriva sul cunicolo, dove il famoso cunicolo che è stato caricato di tritolo, loro avevano montato un flash delle vecchie macchine fotografiche. Giovanni Brusca, dalla famosa casetta bianca, aveva tagliato dei rami e si era creato un mirino praticamente con questi due alberi tagliati. E non appena l'autovettura arrivava sul cunicolo, lui schiacciava il telecomando e si accendeva il flash. Quindi avevano realizzato o in parte, diciamo, tecnicamente avevano realizzato l'attentato. Perfetto, quel giorno invece l'auto di Giovanni Falcone viaggiava a 90 km orari, quindi loro non riescono più a calcolare tecnicamente quando devono dare il via, perché c'era stato il discorso che l'autista di Giovanni Falcone Giovanni Falcone distrattamente aveva tolto le chiavi durante la corsa in autostrada, perché l'autista gli aveva ricordato che le chiavi che c'erano nel quadro inserite erano le sue, quindi dice: dottore, se è arrivato a casa, lì si porta le chiavi, sono le mie, io lunedì mattina lei non la posso venire a prendere, perché lì si ritrova con due mazzi di chiavi e io senza. Al che lui, molto distrattamente, era preso da pensieri, toglie le chiavi dal quadro e glieli passa dietro. L'autista lo fa ritornare in sé e gli dice: dottore, ma che sta facendo? Dice: se entra il bocca sterzo ci ammazziamo. Lui, chiedendo scusa, rimette le chiavi nel quadro e riaccende la macchina. Quindi sta macchina subisce un certo rallentamento che loro non riescono più a calcolare il tutto. Infatti sbagliano, l'attentato lo hanno sbagliato in pieno.
perché loro a 90 all'ora non sanno più quando devono dare il via, quindi colpiscono la prima macchina in pieno. Giovanni Falcone muore soltanto perché la morte viene paragonata a un incidente stradale, come se lui avesse sbattuto in un muro spesso in cemento armato 100 metri e si arriva a schiantare senza toccare freni, perché l'onda d'urto e i detriti. E lui muore perché non ha la cintura di sicurezza, perché muore per lo schiacciamento dello sterno sul piantone dello sterzo. Se lui avesse avuto la cintura di sicurezza si salvava e sarebbe successa la terza guerra mondiale. Dice, ma perché mi stai facendo questo discorso? Perché, ripeto, è stato un attentato troppo tecnico. Non è da paragonare all'attentato che hanno fatto in via Pipitone Federico con il giudice Chinnici, autobomba, o Paolo Borsellino, autobomba, i vecchi attentati tradizionali. Questo è troppo tecnico. Ripeto, voglio essere preso per pazzo, attenzione. Quindi... Tu non ritieni capace di fare una cosa del genere? A livello così tecnico penso di no. Darsi che abbiano utilizzato però personale... Beh, molto, molto probabilmente sì, per carità. Molto probabilmente sì. Poi, la Palermo di quegli anni è una Palermo in grande... fermento, no? Perché Falcone aveva messo le mani lì dove bisognava mettere. Sì, aveva messo le mani nel punto giusto, perché quando ci fu il famoso attentato alla Daura, che poi fallì questo attentato grazie a un collega sardo, l'Indiri. Che cosa successe? Allora? Ecco, successe che lui ogni estate prendeva una casetta sugli scogli zona Mondello, in affitto, e una mattina mi ricordo che un collega, quando andarono a prenderlo, si è accorto che c'era una borsa da sub sul pontile dove lui era costretto, obbligato a farsi il bagno e doveva passare da lì. Allora sto collega curioso aprì sta borsa, a metà cernina si è accorto che all'interno c'erano dei candelotti. Quindi dall'allarme Giovanni Falcone viene portato in sicurezza e poi gli artificieri disinnescano la bomba. Però se non ricordo male, quel giorno Giovanni Falcone, anche se fu lì accusato, quindi lo uccidevano psicologicamente, ci fu accusato che l'attentato se l'era fatto lui. Quando invece noi, come Stato italiano, come magistratura italiana, se non ricordo male, eravamo riusciti ad ottenere l'autorizzazione per addentrarci all'interno dei conti svizzeri e capire chi erano gli italiani che portavano i soldi in Svizzera. E lui aveva appuntamento con tre magistrati svizzeri quel giorno. Una era Del Ponte, gli altri due non me lo ricordo. Guarda caso, attenzione. La casualità. La casualità, per carità, la casualità. Senti, ogni qualvolta lui tornava a Palermo, sabato mattina arrivava a Palermo, venerdì sera. Cioè, l'impatto, il ritorno alla sua città. Guarda, questo mi è successo personalmente, mi fa bene la pelle d'oca. A parte il fatto, ecco, ti dico, quando una persona è dedita e tu dai la vita, perché noi abbiamo dato la vita, ma non me ne vanto, perché io non voglio essere considerato, anzi mi dà fastidio quando dico gli eroi, io non sono un eroe, io facevo il mio, perché ci credevo e ci tenevo, e io credevo in quei due uomini, perché realmente quei due uomini stavano facendo qualcosa per cambiare la società e darci una società migliore. Quindi ho detto, devo rischiare la vita per delle persone che lo meritano, non per delle persone che si vanno a sedere in tribunale o in qualsiasi ufficio esso sia e vanno a riscaldare la sedia. Quindi loro due stavano facendo di tutto e io me ne ero innamorato, ho detto, do la vita per loro, vada come vada. Una sera in particolare scende dall'aereo denominato Falcon, perché arrivava con un Falcon dei servizi segreti. Io organizzo il corteo, dico, dottore a casa? E lui mi fa, dice, sì, a casa. Quindi organizzo, cinque ragazzi, ok, pronti, e gli chiudo lo sportello, andiamo. Sto per salire nella mia macchina, lui riapre lo sportello e mi fa, avvicino, dico, che c'è? C'è, sa che macchina con me, mi faccia compagnia. Io ero scioccato e onorato nello stesso tempo. Salgo in macchina e ho detto, ma che vuole, mi deve fare qualche cazziatone, non lo so. E invece inizia a parlare e mi dice, Peppino, sa che cosa le devo dire? Dico, che c'è? Dice, vivendo qua a Palermo, in questa terra, dice, vivendoci ogni giorno, da quando apri gli occhi la mattina a quando li chiudi la sera, non ti accorgi di determinate cose, determinate stranezze. Dice, io adesso manco una settimana e rientro solo per 2-3 giorni
E quando scendo dall'aereo respiro anch'io quell'aria velenosa d'altezza d'uomo che c'è qua. Quindi anche lui aveva percepito molto probabilmente che c'era un'aria velenosa, un'aria pesante, che molto probabilmente anche lui si stava facendo, come dire, un conto con se stesso nel dire: mi hanno portato a Roma, ma mi hanno portato a Roma perché? Perché mi vogliono lasciare solo. Come altre volte è storia. Tutti gli omicidi eclatanti che sono successi quando quella persona, quell'obiettivo è rimasto da solo, vedasi Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sì. Come lo percepiva l'ambiente criminale Falcone? Perché Falcone poi aveva cominciato a capire che bisognava toccare i patrimoni. Lui aveva detto: se noi dobbiamo smantellare la mafia o dobbiamo ottenere risultati grossi, gli dobbiamo toccare il portafoglio, anche perché lui parlava il loro stesso linguaggio e si capivano a volo, e loro lo sapevano che Giovanni Falcone parlava il loro stesso linguaggio e non riuscivano a prenderlo in giro. Perché mi ricordo quando ci fu l'incontro e l'interrogatorio con Tommaso Buscetta, mi sembra. Allora Buscetta, da noi si dice toccare il polso per capire il carattere di quella persona e che tipo di linguaggio parla, gli chiese una sigaretta. Giovanni Falcone aveva il pacchetto chiuso, lo aprì, se ne prese una, se la mise in bocca e poi gli ha offerto la sigaretta a Buscetta. E Buscetta gli disse: dottore, ho capito, parliamo la stessa lingua tutte e due. Perché non si fa mai che tu apri il pacchetto e offri la prima sigaretta a chi te l'ha chiesta. Perché se tu gli offri la prima sigaretta a chi te l'ha chiesta, soprattutto un uomo di quello spessore, lui intende che tu ti stai sottomettendo. Allora Giovanni Falcone gli ha fatto capire: prima vengo io e dopo vieni tu. Si è preso la sigaretta e poi gliel'ha data. Come quando un'altra volta gli dissero, dice: signor Falcone, lui gli disse: signore, c'è lei, io per lei sono il giudice Falcone, l'ha precisato, calcando la mano. Perché se lui si accollava signor Falcone, vuol dire che tu non vali niente, ti fai ballare in testa. Quindi percepiva, è come se percepiva. Linguaggio tale e quale, come guardarsi allo specchio, come dicono a Napoli, tale e quale. Antonello, poi lui e Borsellino sono molto amici, no? Sono nati un anno di differenza l'uno dall'altro, hanno vissuto un'infanzia... Infatti nel periodo in cui viene attaccato dottor Giovanni e lui fece la famosa lettera di appello ai suoi colleghi eccetera, denunciando appunto che era stato, aveva subito un vero e proprio attacco, e in un trafiletto, chiamiamolo così, lui fa come un plauso, un ringraziamento proprio a chi? A dottor Paolo, il vero amico di dottor Giovanni. Non ne aveva molti amici, no? Palermo non ne aveva molti amici. No. Io mi chiedo sempre, ma se fosse sopravvissuto alla strage, come sarebbe oggi Palermo? Ma questa è una cosa che mi chiedo, immagino, probabilmente perché era un desiderio che avevo, ecco. Se lui fosse sopravvissuto alla strage, sarebbe successa la Terza Guerra Mondiale. Sì. Credo che sarebbero cambiate tante cose, a cominciare dall'assetto politico regionale. Aveva capito tante cose, era un uomo di grande intuizione, ecco. E credo che, insomma, avremmo avuto perché in una Sicilia diversa, anche un'Italia diversa. Era un uomo di grande spessore, e come tutti gli uomini di grande spessore fanno paura, no? Ma il suo esempio ha costruito una società palermitana diversa, siciliana diversa, o ancora no? Devo dire che all'inizio c'è stata una grande ribellione, sì, ma poi una reazione è stata una reazione anche un po' emotiva, e qualcosa sì è cambiata, però purtroppo io devo dire che è allo stato embrionale, perché nonostante si fa troppo poco per quello che c'è bisogno, ecco. La nostra è una terra stranissima. Io credo che lui sapesse esattamente quanto difficile sarebbe stato il cambiamento. Probabilmente la sua morte ha portato dei germi di nuova legalità, di nuovo interesse nei confronti della vita sociale e pubblica. Però
Il problema grosso è che la corruzione, e quindi anche la corruttela politica, è troppo diffusa. E secondo me la maggior difficoltà sta lì, perché i giovani hanno degli esempi diversi, sono seguiti a scuola con degli esempi sicuramente diversi, quelli della mia epoca, dove la mafia non si nominava proprio ABCD e i rudimenti della cultura. Oggi hanno anche questo tipo di approccio, ragazzi. Io credo che occorre qualcosa di più, ma non da parte degli studenti che devono costruire una nuova mentalità, e quindi ne vedremo i frutti fra 20, 30, 40 anni. Attualmente il colore... qualcosa della classe dirigente attuale. E credo che è proprio la classe dirigente attuale che deve prendere esempio, ecco. Adesso diciamo che un po' abbiamo buttato sopra i giovani tutta la responsabilità del futuro, e la responsabilità del presente chi se la prende? Chi se la prende? Attualmente ce la stiamo prendendo noi la responsabilità del presente, attualmente, però noi non bastiamo, perché noi siamo sbirri. Ma sentite intorno a voi che cosa? Afflato, partecipazione, sì. Sostegno, affetto? Sì, sì, secondo me certa... sì, anche perché sì. Dopo le stragi molto probabilmente siamo riusciti involontariamente, perché è lì si è scoperto il palermitano onesto, abbiamo riscontrato una certa collaborazione da parte del palermitano, da parte dei siciliani soprattutto, perché c'era il famoso detto non vedo, non sento, non parlo. Da dopo le stragi invece la gente ha iniziato a sentire, vedere e parlare, e sono nati i comitati, è nato di tutto, e in più loro stessi hanno capito che avevano fatto un qualcosa che non dovevano fare. Sì, non è stato, avevano fare. Toccato due persone che non dovevano toccare, soprattutto perché, le vite che hanno, perché toccando loro due, loro hanno dimostrato la loro potenza, ma questa potenza è stata sminuita immediatamente da parte dei palermitani onesti, da parte dei siciliani onesti, ma poi loro sono rimasti almeno 5-6 anni fermi, bloccati, non hanno potuto fare più niente. Io ti dico una cosa, perché me la sono letta in un verbale anni fa, quando fecero l'attentato Giovanni Falcone, brindarono hanno brindato a Lucciardone, e ci furono due esponenti grossi che, brindando, uno disse all'altro ci rovinò sto cornuto. Praticamente ce l'avevano con Totò Riina, perché sapevano che da quel momento in poi non avrebbero fatto più niente. Quindi tu lo vedi adesso che molte cose sono cambiate, ripeto, perché si fanno, oggi riusciamo a fare cose che una volta erano inesistenti, portare con un pullman della Polizia di Stato con colori di istituto in una zona malfamata di Palermo e non ti succede niente, i bambini che ti chiedono cose sulla mafia, i genitori che ti rimandano e gli fanno fare determinati percorsi sulla legalità, il bambino che viene con noi, che va a scuola e poi magari tu scopri, perché noi ci accertiamo, e scopri che c'ha il padre arrestato per un 416 bis, e poi quando scende dal pullman magari abbraccia la madre gridando, ma i sbirri sui meghi tutti. Quindi vedi, già per noi è una grande soddisfazione, una grandissima soddisfazione. Io leggevo che dalla fine del 1800 ad oggi in Sicilia sono stati 5.000 morti di mafia. Sì, sì. E non è vero, credimi, scusami se ti interrompo, non è vero che la mafia, per come si è sempre detto, c'era la mafia buona e la mafia cattiva, la mafia è mafia, non si toccano i bambini, non si toccano le donne, non è vero. A Catania tre bambini fecero uno scippo alla mamma di Nitto Santa Paola, questi tre bambini sono stati trovati all'interno di un cofano della macchina incaprettati, bambini. E quando a Palermo hanno ammazzato quel bambino Claudio Domino, perché dice che aveva visto quello che non doveva vedere, quando Claudio, cioè mio, aveva un occhiale spesso, tipo il collo, il coso, il dietro della bottiglia. E un altro bambino che fu ucciso da un medico, che il medico fa il famoso giuramento, perché dice che aveva visto e gli fece una puntura letale. Sì, questo non è vero che c'era la mafia buona e la mafia cattiva. La mafia è tutta schifo, è mafia. Parli quello del Corleone. E basta, sì. È perché Giuseppe Di Matteo. Ma
Sì, in questi giorni ho letto un articolo del fratello di Di Matteo, notoriamente Di Matteo insomma era una famiglia mafiosa, il padre era un mafioso. Mi ha fatto molta tenerezza il fratello del piccolo Di Matteo, perché ha detto: io sono figlio di un mafioso, mio fratello è stato ucciso dalla mafia, mio fratello aveva 14 anni quando è stato ucciso, però io oggi da figlio di mafioso dico che la mafia ha perso. Per me è stato un motivo di grande soddisfazione, perché sentire il figlio di un mafioso ribellarsi con tanta dignità, lì mi ha dato speranza e ho detto: allora se voi siete assieme a noi, noi ce la possiamo fare. Ma il pentitismo qualcosa l'ha fatta? Ti posso correggere? Per me non esiste il pentito. Il pentito è chi veramente viene colpito nella coscienza e nel cuore. E allora, durante la sua latitanza, durante la sua vita schifosa che ha fatto, un giorno si presenta, lo vedi entrare in questura e ti dice: io non ce la faccio più per quello che ho fatto. Senza benefici. Mi sono comportato malissimo, è giusto che paghi, eccomi qua. Io li definisco collaboratori per convenienza, è uno scambio, un baratto, io do, tu che mi dai. Per carità, abbiamo raggiunto qualcosa con loro, attenzione, abbiamo raggiunto qualcosa. Però è triste, però una volta che vedi che i cancelli si chiudono, non hai più speranze, dici: io voglio collaborare, e collabori. Quindi... Vabbè, sono stati molto importanti, non dimentichiamoci appunto a Don Mazzino. No, l'ho precisato che sono stati sicuramente importanti. Sono stati importanti, però non ti pare molto triste. Per ricordarci che anche in questo, considero il giudice Falcone e il dottor Paolo Borsellino due tsunami nella storia della Sicilia, e la divido proprio in un po' come prima del diluvio e dopo del diluvio. Prima di Falcone, molte cose in Sicilia, persino il termine legalità. Prima legalità, prima di Falcone, cosa significa? A norma di legge. Secondo la due parole, liquidata il termine legalità. Col dottore Falcone e col dottore Paolo Borsellino, il giorno dopo la strage di Via D'Amelio, è successo un macello in tutta la Sicilia. E poi non è vero, sono cambiate molte cose. Prima la Sicilia era un giardino incolto pieno di erbacce. Io credo che la loro missione su questo pianeta, era il loro sacrificio, doveva servire soprattutto per il risveglio delle coscienze in Sicilia. Questa è la mia modesta opinione. C'è voluto il loro sacrificio perché i siciliani finalmente mettessero le lenzuola bianche sui balconi, perché finalmente ci avessero una voglia di riscatto e di cambiamento nella vita sociale. E lì c'è un'altra cosa, Antonello. Sono 25 anni che i palermitani non mancano mai di onorare i nostri eroi, i nostri colleghi e il giudice Falcone e Borsellino. Certamente se qualcosa viene a mancare non è certamente nella gente comune che queste persone le ama e le coltiva. Ecco, volevo dire qualcosa, siamo in chiusura. Volevo dirti che, allora sì, è vero, la ribellione della gente secondo me nasce da un sentimento di protezione nei confronti dei nostri ragazzi, perché io in quel periodo ascoltavo le voci della gente e tutti quanti mi dicevano: questi poveri figli di madre a 20 anni, 25 anni, straziati, morti a pezzettini. Io credo che il cambiamento sia stato generato sicuramente dal sacrificio di Falcone e di Borsellino, ma è stato fomentato da un grande sentimento di figliolanza nei confronti dei nostri colleghi, perché tutti quanti si sono riscoperti genitori di questi ragazzi. Sì. Io tutte le volte che ascolto qualcuno che ci riconosce il nostro impegno e usa la frase per la diffusione della cultura della legalità, mi sento molto emozionata. Oggi quando ci hanno dato questa targa come riconoscimento per il nostro impegno e ho letto questa famosa frase per la diffusione della cultura della legalità, mi sono sentita ancora più orgogliosa di fare quello che faccio. E ancora più forte. Responsabile. E forte, sì. Segretario, chiudiamo con un filo di speranza che lega magari tutti i racconti. Vorrei dire che Falcone e Borsellino rappresentano icasticamente la lotta alla mafia, rappresentano il simbolo, l'emblema della lotta alla mafia. E non è un caso, lo dicevo stamattina, se la foto più vista negli ultimi 25 anni... I due che sorridono. I due che si parlano all'orecchio nel convegno, sì. Quindi questo è molto significativo. E stamattina è stato proiettato un filmato, realizzato a cura della Segreteria Nazionale del SIULP.
Nel filmato in alcuni momenti veniva trasmesso un messaggio di rassegnazione. Pensiamo per esempio alla frase di Borsellino, io sono morto che cammina. Però mi piace molto ricordare la frase finale, che è quella di Falcone, che diceva che la mafia è un fattore umano, è un fenomeno umano, e come tutti i fenomeni umani ha un inizio e una fine. Io sono convinto, l'ho detto pure stamattina, che avrà una fine. Grazie, vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio per quello che fate. Grazie. Martino, ringrazio. Grazie. Angela, Antonello, continuate così a diffondere il germe della legalità. Non ci fermano. La cultura della legalità. Non ci fermano. La legalità non è una parola, è una cultura, è un modo di essere, di interpretare. Cioè, impone, cioè richiede anche del sacrificio. Esatto. Io guarda, se posso, dopo aver subito quello che ho subito, io con i miei piedi sono andato con tutto il gesto da Borsellino e gli ho detto voglio scortare lei. Lui presa alle strette ha accettato. Non ci sono arrivato. Grazie. Una cosa, ricordiamoci che in quella croma bianca c'era anche una persona stupenda, meravigliosa Francesca e innocente. La signora Francesca Morvillo, e bisogna ricordarla un pochino di più perché la vera vittima del dovere di essere la moglie di un magistrato è lei. Grazie. Okay. Ci vediamo domani.